La Valle Argentina è una delle più belle valli della Liguria. Partendo da Taggia, si attraversa Badalucco, con la particolarissima porta di Santa Lucia. Montalto, e l'antica pieve di San Giorgio, eretta nel XII secolo, si passa sotto alla millenaria Rocca di Andagna e si giunge a Molini di Triora, che ospitava un tempo ben 23 mulini ad acqua. Sopra Molini, Triora, il borgo delle streghe. Il villaggio fu infatti colpito dall'Inquisizione nel 1588, come testimonia il curioso museo etnografico e della stregoneria. Triora è costituita da una intricata rete di carruggi, tra logge, portali scolpiti e porticati. Culmina col cimitero, in una posizione estremamente suggestiva, un tempo occupata da un castello. Poco sotto il paese, la chiesetta affrescata di San Bernardino del XV secolo. Lungo la strada che porta da Triora ai villaggi alpini dell'Alta Valle, si incontra l'imponente Ponte di Loreto, alto 119 metri. Sulle pareti di roccia vi sono numerose vie di arrampicata, mentre i monti circostanti offrono panorami e percorsi grandiosi per chi fa trekking o mountain bike. Quasi al confine con la Francia, Realdo si erge a picco sul torrente Argentina, sovrastato dal Monte Saccarello, la cima più alta delle Alpi Liguri.